La mostra del cane è iniziata, siamo nel bel mezzo del ring dove i giudici stanno svolgendo i loro compiti, ovvero quello di andare a giudicare ogni singolo cane, a dire ad ogni padrone i difetti e i pregi del loro cane, e a momenti avremo anche la premiazione. Però mi pare dopo presentarvi chi ha fatto tutto ciò, l'organizzatore di questa quinta mostra del cane, ovvero Salvatore Branca, a cui ti saluto, ti ringrazio, perché Rosolini, il verde a valle di Rosolini, è pieno di tanta bella gente, di cani, di gente che ha la cultura per il cane. E volevo chiederti, dato se sei soddisfatto di questa quinta mostra del cane, se i numeri sono dalla tua parte, e allo stesso tempo so che devi fare una dedica particolare per questa quinta mostra del cane, e cosa ti aspetti per la sesta mostra del cane? Tre domande a raffica. Allora, innanzitutto buonasera a tutti, ringrazio a tutti i partecipanti, ringrazio tutte le persone che mi hanno aiutato. Dedico questo evento ad una guarigione di una persona che rientra nello staff della mostra del cane, è in ospedale, ha avuto un brutto incidente e ha notato buone notizie, con la speranza che tra qualche giorno ritorno qui tra di noi. Il soggetto è uno che ama gli amici a quattro zampe, ha un negozio di animali, una toelettatura, si chiama Angelo Cappello. Gli auguro una guarigione perfetta e che ritorni qua tra di noi. Cosa ti aspetti? Intanto un giudizio su questa quinta mostra del cane. Era come te l'aspettavi, perché abbiamo cambiato location. Per chi ci segue su Canale 8, ricordavate che l'anno scorso eravamo in una splendida location quale era la cava di Croce Santa. Quest'anno siamo entrati in città, al Verde a Valle. Ci è voluto, credo, molta più organizzazione, ma i risultati sono stati migliori. Sì, ho lavorato bene, ho cercato di concentrarmi sulla pubblicità in maniera molto elevata. Oggi, che cosa devo dire, ho dimostrato di nuovo che siamo forti, abbiamo riconfermato 223 cani, l'anno scorso eravamo lì. Niente, sono soddisfattissimo perché ho lavorato bene, ringrazio la mia famiglia, ringrazio la mia ragazza per avermi aiutato, e poi ringrazio tutti i giudici, gli assistenti, il presentatore ufficiale da 5 anni, che non mi abbandona mai. Niente. E cosa ti aspetti? Chiudiamo così. Cosa ti aspetti per il prossimo anno? Sesta mostra del cane, ancora più forte. Sì, spero di potermi riconfermare il prossimo anno e lavorare bene come abbiamo lavorato bene quest'anno. E allora noi ringraziamo Salvatore Branca, che veramente è un ragazzo che si spende tantissimo per i cani, si spende tantissimo per lo spettacolo in generale, ed è quello che sta facendo questa sera qui al Verde a Valle a Rosolini.